Vi presento Totò Burrefato che per chi segue Casa mia Nutella è Talk Sicilia, ormai molto noto. Ciao Totò, buon pomeriggio, benvenuto in Casa mia Nutella. Grazie, Grazie per grazie. essere con noi. E Totò oggi viene nelle vesti non di opinionista, né di conduttore, né di giornalista, invece viene nelle vesti di scrittore. È stato presentato sabato scorso in Via dei Librai il suo primo romanzo che la nostra regia adesso vi fa vedere, Tutta un'altra storia, edito da Sicilia On Demand, che è il nostro editore, ed è un romanzo Totò. Sì, grazie per l'ospitalità, caro carissimo amico. È chiaro che per me è la terza esperienza, è la terza fatica letteraria, però è chiaro che le prime due appartenevano al mio vissuto personale, la vicenda di mio padre, l'omicidio di mio padre, quindi il primo racconto, nel primo Cronaca di un delitto dimenticato, raccontavo la vicenda di mio padre, nel secondo la vicenda processuale. Questo, come ti ho detto e come ho detto in giro in questi giorni, durante il lockdown ho provato a rimettere ordine in una serie di carte che mi portavo dietro dalla mia esperienza di sindaco di Termini Imerese. Le ho messe insieme e ho provato a tirare fuori qualcosa che avevo dentro, una grande voglia di raccontare tutta un'altra storia e di provare ad imbastire come dire, un racconto che partisse da fatti veri, intangibili, seppur disorientati nel corso del tempo, ma con altri tratti di fantasia, di invenzione, direi. E per farlo ho dovuto inventarmi, durante il lockdown, è iniziato proprio così, come se avessi un incidente d'auto e quindi in quel coma che è uno stato indefinito nel quale la finzione si mescola con la realtà, ho dovuto tirare fuori questa ho imbastito una storia, inventandomi qualcosa di diverso. Ho provato da subito a raccontare dell'omicidio di mio padre, ma non andando a prendere i dati oggettivi, come se anche lì ci fosse stato un altro incidente d'auto e l'omicidio di mio padre fosse andato a malfine. Da lì la fuga nella terra natale, Nicosia, e poi io che vivo questi tratti adolescenziali con un fratello. Io sono figlio unico, quindi Nicola, che è il mio fratello, è soltanto frutto della mia invenzione. Ma non è un soggetto che mi serve per abbellire alcuni tratti della mia vita, ma mi serve per raccontarla, come dire, per far sì che quello che ciascuno di noi fa, di avere una sorta di fratello al quale confidare le cose, al quale dire le cose. E siccome io quel fratello non l'ho avuto, l'ho voluto recuperare in questo libro. Senti, non diamo per scontato che tutti debbano sapere chi era tuo padre, perché magari alle volte noi lo diamo per scontato. No, io che so qui conosco la storia, ma magari chi ci segue da casa non ne ha la più pallida idea. Provo a dirlo, mio Sì. padre era un vice brigadiere degli agenti di custodia del tempo, oggi polizia penitenziaria, che lavorava al carcere di Termini Imerese nel 1982, nel bel mezzo di un'attesa per una partita di calcio Italia-Argentina che io non ho mai visto. È stato freddato nel tratto di strada che separava la nostra abitazione al carcere dei Cavallacci. Il motivo, poi conclamato dalle sentenze dei giudici della Corte d'Appello di Palermo, mio padre si era macchiato, lo dico fra virgolette, di aver chiesto e di aver fatto rispettare le regole ad un Mamma Santissima, Leoluca Bagarella, che in quel momento era ricoverato, era recluso nel carcere di Termini Imerese. Quel no, che non era un no volontario, ma era un no dettato dalla condizione, dalle regole penitenziarie, gli costò la vita. La vita. Quanti anni avevi? Io ne avevo 16 e mio padre ne aveva 49. E da quel momento in poi mi sono portato dietro questo lutto che forse non ho mai elaborato in maniera compiuta e forse soltanto con questo libro nel quale metto insieme i due pezzi più importanti della mia vita, che sono da un lato l'omicidio di mio padre e tutto quello che ne è conseguito, e dall'altro lato la mia esperienza da primo cittadino di Termini Imerese. Li ho messi insieme, li ho scompaginati, ho dato spazio alla realtà, ma ci ho messo anche un po' di fantasia ed è venuto fuori questo libro che ora abbiamo affidato da qualche giorno ai lettori, sperando che ne possano trovarlo interessante, soprattutto perché per quello che mi riguarda non ho perso la sicilianitudine, non ho perso
il richiamo ai territori e soprattutto non ho mai rinunziato a metterci quella conoscenza del territorio che secondo me è fondamentale. Raccontare Termini per quella che è, con tutte le sue tragedie e le sue difficoltà, e raccontare Nicosia, dove hanno avuto i Natali i miei genitori. Senti, tu sei papà e immagino tuo figlio abbia letto questo libro o no? Sì, soprattutto perché ho voluto in qualche maniera introdurre il libro dedicandolo a lei, perché lei non ha mai avuto il privilegio di conoscere il suo nonno, che ci manca ogni giorno. A lei perché non l'ho mai visto, a me perché, come dire, in tutte le mie esperienze chissà quante volte mi avrebbe ripreso, mi avrebbe tirato le orecchie, mi avrebbe accompagnato in un senso o nell'altro. Io penso che perdere il proprio padre a 16 anni è un prezzo altissimo e che paghiamo chi ha avuto purtroppo questa tragedia. Poco importa se muore di mano mafiosa o per cause naturali, ma l'assenza di un genitore è qualcosa che nessuno ti può mai colmare. Guarda, mi colpiva tantissimo tempo fa un'intervista fatta ad un personaggio che io non ho amato molto, sto parlando di Vittorio Cecchigori, figlio di Mario, grandi produttori cinematografici, e quando morì il papà Mario, ricordo un'intervista che fecero a Vittorio Cecchigori, il quale disse che mi colpiva questo passaggio, in cui diceva: vale molto più per gli uomini e un po' meno per le donne, perché quando un uomo, benché sessantenne, settantenne, ottantenne, io conosco gente di 80 anni che c'è il padre che ha un 100 e rotti anni, quindi insomma ha avuto molto giovane, certo. Ai tempi si usava fare figli a 16-15 anni. Ecco, fino a quando c'è il padre in vita, l'uomo, per quanto uomo, vive sempre la condizione di figlio. Nella misura in cui il padre viene a mancare, da figlio la condizione è totale da uomo. E tu ce l'hai avuto in questo passaggio così repentino a 16 anni. Ti rubo un minuto per raccontare un aneddoto che c'è nel mio libro, ma che non riguarda tanto me, ma riguarda tanto mia madre, perché il mutamento, la transizione nei ruoli familiari da mamma a dominus di una famiglia è significativa. La dico con una battuta. Racconto un piccolo fatto. Io non, come dire, ci sono Totò e Nicola. Totò era il buono e Nicola era lo scanazzato. Totò era quello che a scuola andava bene, Nicola non ne voleva sapere nulla. Totò voleva andare a lavorare, Nicola cercava un endorsement nella politica per cercava lavoro facendo politica. L'unica volta in cui io malauguratamente ho marinato la scuola, sono andato in un circolo di Termini, si chiama Biliardo La Rocca, per andare a giocare a boccette. Dopo 20 minuti che io ero lì, ho visto entrare mia madre vestita di nero, che già aveva avuto la soffiata che io ero lì. È bastato che mi guardasse negli occhi, e in quel momento faceva il ruolo di mio padre. Io sono uscito moggio senza alzare gli occhi e ritornare a scuola in un battibaleno. Mia madre, da sola, vestita di nero, ha avuto la capacità di entrare in quel ridotto che era fatto di maschi, di gente che fumava, di gente che beveva il caffè, di gente che giocava a carambola, per richiamarmi all'ordine. Ma non mi ha mai detto una sola parola. La sua visione, il suo sguardo fisso in me mi ha determinato l'obbligo materiale di ritornare sui banchi di scuola. Oggi le mamme queste cose le fanno attraverso i video su WhatsApp, e dice: ricampati attraverso la videochiamata. Rivediamo la copertina del libro, tutta un'altra storia, edito da Sicilia On Demand. E il libro, come dicevo prima, è già stato presentato sabato scorso in Via dei Librai, con una bella presenza di pubblico, me lo raccontava chi c'è stato, visto anche le immagini girate dalla nostra redazione. Io ti rubo un minuto per ringraziare l'editore. Sì. Biagio Semilia, nostro amico, come dire, ha sentito la voglia di interpretare un mio desiderio, cioè raccontando in queste stanze la voglia di riscrivere qualcosa che mi potesse appartenere. Non si è fatto scappare l'occasione, dice lui, io dico, si è immedesimato in questo desiderio di un figlio di rendere merito al ricordo del proprio genitore con un romanzo che ha tratti autobiografici ma anche esperienze, come dire, oniriche, di sogno, di viaggio
e mi ha detto: siamo pronti a condividere questa scelta, facendo la mia felicità e soprattutto caricandomi di responsabilità che non posso fallire con la mia prima opera a servizio di un modello editoriale così importante come Blog Sicilia. Grazie a Totò Burrafato, autore di Tutta un'altra storia, il libro che vedete lo trovate nelle migliori e peggiori librerie di Caracas, come direbbero gli spot. Lo scherzo a parte, il libro è già distribuito, ma se volete saperne di più sul nostro sito blogsicilia.it trovate i modi per raggiungerci. Grazie a Totò Burrafato. Grazie a te. Allora, prima di lasciarci, un paio di cose che ci riguardano. Questa settimana termina, la prossima che arriva sarà la settimana del festival. Spero di recuperare tutte le energie possibili per poter arrivare indenne alla data del 2, 3 e 4 di maggio. Saremo al Teatro Golden il 2 sera a partire dalle 21.30. Salvatore Cannata condurrà Aspettando il Festival con tutti i partecipanti, con un po' di anteprime, un po' di notizie che riguardano il festival. Il 3 e il 4 il sottoscritto condurrà la gara canora sul palco prestigiosissimo del Teatro Golden, accompagnato da 15 maestri professionisti della Lab Orchestra, diretti da Giuseppe Preiti, con Sasa Salvaggi, Quattro Gusti, Leone, Pupella, Chiavetta, Rizzi, Massimo Spata, Castiglia e tutti quelli che trovate scritti. Mi raccontano dalla produzione che c'è ancora qualche biglietto rimasto al Teatro Golden. Il biglietto è gratuito, potete andare al botteghino del teatro prima possibile e potete andare a prendere i residui che sono rimasti.